perché il semplice fatto che siamo migliorati, abbiamo avuto modo di conoscerci e anche se c'erano delle divergenze siamo riusciti tra di noi a riuscire a capire quello che veramente volevamo fare, anche se c'è da riflettere per quello che ha detto il compagno Enzo, che non abbiamo avuto la forza operaia. Certamente per noi è stata dura, però secondo il mio punto di vista oggi non abbiamo avuto la forza operaia perché sappiamo benissimamente cosa c'è all'interno della fabbrica, cosa esiste, esiste la paura, esiste perché hanno paura di avvicinarsi al COBAS o ai compagni che stanno lottando, però secondo me non è nemmeno colpa degli operai, sono quelli all'interno che li strumentalizzano gli operai in un modo diverso. Cioè, noi dovremmo cercare di parlare con gli operai e fargli capire che oggi, di fronte a questi problemi reali che ci sono, ad esempio, che devono cercare di fare delle vere lotte, perché non è che è finita solo il presidio, secondo me, non è che serve a uscire fuori da questa situazione, perché ricordiamoci che adesso, in questo momento qua, ci sarà il vero attacco alla classe lavoratrice. E perciò noi, anche se ci sono stati dei diverbi all'interno di con alcuni compagni, io parlo dell'USB, che ci sono stati, secondo me in questo momento dobbiamo lasciare perdere qualsiasi cosa e cercare di unirci, almeno in quei compagni che sono realmente forti, che hanno capito realmente dov'è il problema. E certamente io penso che qua, se siamo tutti qua, perché sinceramente ci riconosciamo in qualche cosa, se no non fossimo qua. Certo che noi come compagni e lavoratori dobbiamo riconoscerci in una classe, perché se non ci riconosciamo in una classe operaia non andremo da nessuna parte, perché soltanto facendo vedere che c'è una forza nuova a Torino che veramente vuole fare una vera lotta, sti signori riusciranno a temerci, perché c'è ancora una forza che vuole lottare all'interno della Mirafiori, perché se non facciamo quello, cari compagni, in questo momento qua siamo fregati tutti quanti, Noi dobbiamo fare rispettare che ci sono ancora dei diritti sanciti dalla Costituzione e su questo ci devono dare ragione, perché la Costituzione è stata fatta da compagni che per approvare la Costituzione sono morti, hanno combattuto, e noi questi diritti sacrosanti oggi non ce li dovremmo far perdere, non dovremmo perderli assolutamente, perché ne va anche dei nostri figli, perché noi abbiamo lottato per anni per avere qualche cosa, per avere i diritti, per avere il diritto allo sciopero, per avere tante cose, e questi signori qua non possono venircelo a togliere così in due minuti. Perciò secondo me il presidio è servito, specialmente con i compagni, a maturare, almeno da parte mia io ho visto questo, che magari, e cercheremo di coinvolgere anche gli altri compagni a stare insieme a noi. Io questo volevo dire.